Amiche, amici, anche oggi partiamo così. Ci rivedremo ancora in città, come tre sconosciuti in un bar, con i soliti sguardi a metà, ma mi fisso quando ridi e lo sai, buona fortuna a te per quel che verrà. Lui è in arte Shaddy. Benvenuto Shaddy. Ciao Sonia, grazie. Ciao, un altro giovane cantautore mi ha detto, non so se sono giovane abbastanza, certo che sei giovane abbastanza, se vuoi partecipare insieme a uno spazio giovane ci vengo anche io con te, giovani d'arte, giovani d'arte. Allora, caro Shaddy, sei anche tu un cantautore? Qual è il tuo vero nome e che tipo di cantautore sei? Come ti definisci? Ti abbiamo ascoltato. Io mi chiamo Edoardo, come nome di battesimo, e diciamo che sono un cantautore molto... molto, io dico, tipo vicino a me stesso, nel senso canto molto quello che sono, che provo, che ho provato o che comunque ho visto e osservato con i miei occhi. Diciamo che sono molto, molto, molto reale quando scrivo. Mi piace immedesimarmi in quello che vivo e ti ripeto, che provo, eccetera. Sono molto, molto, molto introspettivo. Esamino molto me stesso quando scrivo, anzi ti dico che spesso e volentieri è proprio lo scrivere i testi che mi aiuta a esaminare me stesso. Come io quando dipingo, esattamente la stessa cosa. Tu mi hai detto che sei partito col rap, che a tutt'oggi fai ancora rap, però in qualche modo, non so se è giusto dire ti sei evoluto, ma hai cambiato, fai anche delle altre cose. Sì, assolutamente, è giusto quello che hai detto. Comunque circa 10 anni fa ho iniziato appunto con il rap, ho fatto diversi stili di rap, poi andando avanti non direi proprio sentito il bisogno di, perché comunque come hai detto te tuttora, come ti dicevo prima, tuttora faccio rap e mi piace moltissimo anche ascoltarlo, eccetera. Però diciamo che ho avuto voglia di provare anche nuove cose, nuovi suoni, nuovi sound, nuovi stili che... alla fine fa sempre piacere, ti mette sempre alla prova e ti tiene bello, bello attivo e con voglia di fare. E allora ascoltiamo ancora. Mi fisso quando ridi e lo sai, buona fortuna a te per quel che verrà. Buonanotte a te, spero sognerai. Un buongiorno a te in città, siamo due sconosciuti in un bar. Allora Shaddy, chi vuole saperne di più di te o ti vuole ascoltare, dove ti può trovare? Ovunque. Su YouTube, col canale ufficiale, su Spotify, iTunes, Amazon Music, ovunque. Ci sono anche varie interviste, se andate a cercare su Google, scrivete Shaddy, ci stanno anche svariate interviste inerenti a vari singoli usciti, tra cui Fertilanz, l'ultimo che abbiamo ascoltato adesso, Lo sconosciuto in un bar, quindi se volete proprio approfondire ci stanno anche qualche interviste scritte proprio, quindi ovunque potete trovarmi. Se vi state chiedendo perché Shaddy, perché l'ultimo spazio giovani con un cantautore, e quando esce uno spazio giovani mi scrivono diversi giovani, uomini, donne, non solo cantautori, attori, eccetera. Mi ha scritto Shaddy, fra gli altri, l'ho ascoltato, secondo me Shaddy, ha i suoi numeri, quindi secondo me può valere la pena conoscerlo un pochino meglio. Shaddy, io poi ti saluto lasciandoti ancora il tuo brano, ti lascio un minuto per dire quello che vuoi dire, tutto quello che vuoi dire. Allora raga, intanto sono in studio anche ora, i ragazzi sono usciti a fumare una sigaretta, che sono Daniele e Paolo, che sono gli ultimi, sono i ragazzi con cui sto facendo gli ultimi lavori e diciamo è un periodo di tra virgolette silenzio, nel senso che non ho più pubblicato niente dopo Due sconosciuti in un bar e non pubblicherò niente per quest'anno, lascerò, mi goderò l'uscita dell'ultimo singolo, però sto lavorando tantissimo, è un finto silenzio perché sto lavorando tantissimo soprattutto con loro e tra parentesi, come dicevo anche prima, stiamo provando tante cose, sperimentando tante cose. La maggior parte magari poi le cestiniamo, però stiamo lavorando tantissimo, sono veramente veramente contento del percorso che stiamo facendo, quindi
rimanete assolutamente collegati, è un finto, fintissimo silenzio, stiamo lavorando tantissimo, veramente sono super soddisfatto, siamo super soddisfatti. Io vivo di silenzi, i silenzi sono la parte più bella della mia vita. Caro Shady, io ti faccio tantissimi auguri, in bocca al lupo per tutto, lasciamo andare il tuo brano così lo possiamo ancora ascoltare. A presto Shady. Grazie Sonia, ciao, a presto. Ci rivedremo ancora in città, come tre sconosciuti in un bar, con i soliti sguardi a metà, ma mi fisso quando ridi e lo sai, buona fortuna a te per quel che verrà. Buonanotte a te, spero sognerai. Un buongiorno a te in città, siamo due sconosciuti in un bar.